Benvenuti in questo nuovo di Roblox. Quest'oggi giochiamo una mappa nella quale un giocatore a caso diventa gigantesco con dei poteri incredibili e il suo obiettivo sarà ammazzare tutti i player, mentre tutti gli altri player dovranno cercare di sopravvivere e ammazzare il super mega gigante. Come sempre rendiamo questi video ancora più unici e particolari e di conseguenza vincerà tra me e Fere chi farà più danni al gigante, che è questo giocatore che sembrava tanto carino, ma guardate come si trasforma. L'animazione è fighissima e diventa una roba abnorme. Temo di essere letteralmente a fianco perché c'è una sfiga incredibile. Ecco, non ce l'ho sotto i piedi. Comunque Steffo, ho capito. Aspetta una cosa. Perché forse muoio. No, non morire, non subito, dai. Ti giuro, mi è sporata a fianco. Lo so, capita, abbiamo fatto un match di prova, è capitato anche a me così. Ok, sono salvo. Io ho capito una cosa molto importante. Te la devo dire, però secondo me ci rimarrai parecchio male. Allora, noi abbiamo fatto un match di prova, ragazzi, e ci stavamo domandando come mai non potessimo colpire il dio. In realtà ci sono due modalità: nascondino, ovvero che ti devi nascondere e uccidi il dio. No, no, ma prima era uccidi, No, no, prima era nasconditi. Sicura? Sì, sì. E quindi ti dovevi nascondere nella tua armi, per quel motivo, ragazzi, stavamo diventando scemi a capire come potergli far danno. Ok. Comunque, la mia arma è un croissant. Io ho preso l'arco. Ok. Ma come facciamo a capire chi fa più danno? Ce lo dice alla fine. Ah, ok, perfetto. Per fortuna, che le vuoi contare? Eh sì, avevo paura di dover contare i 9999 che faccio. Tipo poi sommare. Il fatto è che non ho fatto in tempo a dire la seconda regola, quindi ve la dico direttamente tra un round e l'altro. Rimarrete con la curiosità di dire: che cavolo è la seconda regola? Chi lo sa? Niente di più interessante. Ma non, secondo me gli è fregato niente, nessuno. Anche se l'avevo già dimenticato. Ho fatto un brutto movimento. Spero che non mi punti. Per fortuna. Sembra che non ce l'abbia ancora con me. Sembra che lì sia simpatico. Ogni volta non punta mai a me. I love you. A me non ha mai guardato neanche. Ma secondo me è un po' scemo però, vero? No, secondo me è molto difficile. No, secondo me è scemo. Perché vedi che lui ha delle abilità limitate. Adesso sta puntando a me, mannaggia, però davvero. Invece altri giocatori hanno quelle che sbloccano man mano che livelli. Che erano molto più piccoli. Lui vedi che fa sempre le stesse tre abilità. Sì. Perché sono quelle base. No, io in realtà livello solo il masso. No, vedi che fa anche quest'onda. È tipo per sparare il masso, vedi che c'è scritto sopra. Si chiama masso la sua abilità. Fina, solo masso. Ma oh no, con te ce l'ha adesso. Aia. Un giro così. Bro, non mi far fuori che mi fai perdere la sfida. Fallo fuori. Fatti una vita. Bro, ti sciocco. Prenditela con lui. Te ne penti a puntare a me. Ti faccio molto più danno di prima perché se mi punti non ti misso mai un hit. Ti sto spaccando l'anima. Hai fatto una scelta terribile. Vedi, anche terremoto lui come abilità. Sì, vedi. È che sicuramente hanno dei tempi di recupero differenti, quindi non le mi sto fare sotto i piedi, punti bastarlo. Yes, secondo me ho vinto. Vediamo, e vabbè, tu hai l'arma un po' più potente. Dove sono i danni? Dovrebbe comparire. Primo! Vergogna, ho battuto gente che aveva l'arma migliore della mia, cara. Allora, cosa posso prendermi? Mi prendo il croissant anch'io? No, perché sono diventato un noob di nuovo? Dove vedo quanti soldi ho? In basso a destra. 3.500, quindi io non mi posso comprare la balestra per colpa tua. Vabbè, tengo il croissant. Prendiamo il croissant. Ok, l'altra no, puoi comprare? Sa di no. No, hai 1.800. Mannaggia. Quanto costa? Cosa sono queste card da comprare? Bello! Induce rabbia e lancia oggetti casuali per danneggiare i giocatori. Ok, uccidi il dio, è molto più funny secondo me. Pioggia. Vedi che si chiama nascondiglio. Ho capito, ma non dirlo no, tu. Non mi interessa, dico quello che mi pare e tu non mi dici quello che devo dire. Pioggia acida. Ok, ho preso un po' di poteri incredibili. Ma servono questi quando, secondo sei, me quando gigante. Sei gigante. E però non li avverti. Capiterà tutte, uno tra me e Fere. Dai, voglio diventare gigante. Sì! Sparisci dalla mia vista. Perché? Regola numero 2: se killi l'altro giocatore, vince a priori. Quindi, è il momento. C'è un dettaglio che però Steph non sa. Guarda che bello che sono con la skin gigante. Allora, sono morta. What? Sei morta? Sono, cioè mi ha fatto spawnare fuori dalla mappa. Davvero? Sì. Okay. Te l'ho detto che ero buggata, mi vedevo con una skin diversa. Infatti se mi avesse lasciato così non mi avresti riconosciuta e magari non riuscivi a prendermi. Però mi ha fatto spawnare fuori dalla mappa. Fa schifezza di gioco. Figo. Non è che sei buggata. No, Steph, ma perché mi ha buggato? Non lo so, cara, non lo so. Allora, vabbè, sto attaccando un po' di giocatori. È bellissimo. Ho dei poteri strafighi.
Ok. Sono molto arrabbiata, cioè non mi ricapiterà mai che Steph è il gigante e che io lo posso sfidare. Già. Non posso tornare, tipo pago, non è giusto. Non tipo ho fatto... pago. Ma non ho fatto niente. Allora, così. Ragazzi, qua non è semplice, eh. Allora, sono abbastanza scarsi nel colpire, l'ho già notato. Non sono proprio delle cime sti giocatori. Perché probabilmente giocano da telefono. Allora. Facciamo così. Facciamo piovere acido. Poi rabbia su questo giocatore. Dai, centralo. È difficilissima sta roba. Allora, proviamo con terremoto. Boom! Boom! Senti il casino fino a qua comunque. Boom! Però sei morto, mi sa. Boom! Ciao, morto un altro. Perfetto. Poi, pioggia acida di nuovo su questa persona. Tiriamo... col mazzo basta fare il predict, ma la gente è veramente un bot comunque questi giochini. Sì, vabbè, ma non è una novità. Tu dicevi anche è difficile, sì, va bene. Ah, io pensavo fosse complicato, che magari non fosse molto precisa e quindi era difficile prendere i player. Evidentemente no. No, no, allora non è semplice, però il tipo era veramente un bot. Boom! Terremoto selezionato. Ah, ho capito. Ho fatto un'altra kill e non so perché ho saltato. Esatto, sei volato altissimo. Ok, allora, questo mi sta dando fastidio. Pioggia acida qua. Perfetto. Poi, masso. In pre-fire, colpito. Braci. Poi, due. Lo facciamo uscire alla sinistra, colpito. Poi, Steph, a questo basta un altro hit. È morto cadendo giù, no? Ho un po' tristezza. Allora, selezioniamo il terremoto. Boom. C'ha 24 di vita. Cioè, c'ha 24, ho tolto 24. Credo sia morto. È morto. No, cadendo. Ce ne sono ancora due. Ecco, ora ecco sì, è morto. Ora sì. Perfetto. Quindi, pioggia acida. Sappiamo già dove sta andando. Perfetto, gli facciamo già un po' di danno. Poi, prendiamo un bel masso. Tiriamo. Prefire. Mi ha saltato il PG, mi ha annullato il colpo. Ma c'hai due di vita, bro, ma non è diverso. Ma a parte che stai laggando come un cinghiale. Toh, muori. Lo sai che va così con i bimbi. È stato un po' triste. Mi è venuta... Però mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi. Hanno fatto tutto... No. Quello che ha più danno ha fatto 800. Ok, io ora, io prego, mi prendo la balestra. Mi compro... Prendiamoci la balestra, ragazzi. Peccato per il match, mannaggia. Però non avrei potuto fare molto, perché con quelli che sono schiacciati così. No, veloci, saresti morta al 100%. Infatti, cioè non avrei potuto fare nulla. Proprio niente di niente. Ok, ho pure sbloccato un potere blu per quando mi trasformo in gigante, la Ducky Rain. Non so se è buona, sinceramente dal nome non pare. Non so. Allora, abbiamo anche una ruota da girare, vediamo cosa mi capita. Invisibilità. Niente. Steph, vota, vota. Ho votato, cara. Ok. No, vi prego, non lo voglio fare io, no. Perché tocca bene, a me? Va bene, capisco. Perché tocca a me? Capisco. Vediamo. Hai io, ragazzi, poteri. Faccio schifo a sta cosa. Cioè, non... No, guarda che facile. Devi selezionare il potere specifico, eh. L'ho capito, ti ho visto farlo. È già morto uno. Ma porca miseria, dai, che siamo 5 gatti. Siamo già rimasti in 3. Questo è perché ho fatto quittare tutti. Ma lo sono mangiata, è bellissimo. Ho un'abilità che mi fa mangiare i giocatori. E mi è morto? Sì, lo mangi all'uccidi instant. Siamo rimasti in 2. Qual è Zeus, mo? Allora, ho già visto la roba. Ma dai, me l'hai smontato! Tu sei quello? Ti tiro un fulmine in testa? Tranquilli, ragazzi. La sappiamo gestire. E lui sa giocare a differenza degli altri. La gestiamo da quando siamo nati. Anche se gigante ha poteri incredibili. No, ma io ho una cosa che tu non sai. Non ti ha preso. Non ti ha preso. Okay. Comunque questa è la sfida tra gli unici due che stanno giocando nella mappa. Ma l'altro non è morto però, eh. Uno l'hai lasciato vivo. Ah, dov'è? Non lo quello? So. Però vedo che è vivo. Ok. Bene, bene. Le stiamo facendo danno, raga. C'è tanto da fare ancora. Ma sei quello lì giù? Io avendo giocato a gigante so come counterarti. So i punti deboli di un gigante. Il problema è che non è fatta per rimanere 2 contro 50.
Miseria. Che ti incastri, quello è il problema. Ma dov'è l'altro tipo? Cioè, ti sta attaccando. Non lo so, non lo vedo. Non ti prende mai! Niente, non riesco a pigliarti perché ovviamente mi incastra e Steph sfrutta quello a suo vantaggio. Avevo usato l'invisibilità ma è finita. Bro, dove stai? Mannaggia la tua vita! Sei inutile! Stanno tutti tifando contro di te in questo momento. Ah, perché li ho fatti per prima. Corri, 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 corri. Io non so dov'è, te lo giuro. Neanch'io, non lo vedo. Vedo solo te come target. Io so che è vivo perché lo vedo dal tab. Anch'io, ma dove è finito? È eliminato. È morto. Da solo. Di cosa? Di cagarella. Oh no! Tra l'altro mi sa che mi hai fatto male e non posso più usare l'arma. Davvero? Sì. Bello, interessante. Non per me. Mi stai spazientendo. No, dai, mi hai preso a caso. T'ho mangiato, no, lo sapevo che eri lì, t'ho mangiato. Ma come essere invisibile? No, ti ho visto, vedevo il bersaglio. Vedevo il bersaglio, quindi sapevo che saresti passato lì. Comunque sei pur sempre quello primo in danni. Vabbè, sei il cavolo. Vabbè, allora, è risposta. Carina la mappa, però il problema è che la gente è parecchio scarsa, quindi un parecchio? Po'... Cioè, vabbè, non voglio dire insulti, però... Ecco, l'unico problema, perché poi è molto carina. Sì, il problema è che siamo rimasti in 5. Appunto. Li fatti quitta tutti. Però se capita uno molto nabbo, tipo Zen Noob, che è una garanzia, potremmo riuscire a sconfiggerlo. Potrebbe, e quindi potrebbe sì. Riesserci la gara di kill. Secondo me non votano più le kill, ma faranno il nascondino, vai, vedrai. Io vorrei votare la mappa. Anch'io. Non si può, devi pagare, ma veramente. Però il nascondino sembra che non piaccia. No, abbiamo votato solo noi due. Perché dicevo, sembra non piaccia molto, votano sempre l'altro, ma alla fine stiamo votando solo io e te, vabbè. Capita. Aeroporto, quella che volevo fare, perfetto. Vai. Ti prego, non io, non lo voglio più rifare. È divertente. Questo è un po' un nuba. È quello che moriva prima. Secondo me lo possiamo killare in 4. È una sfida anche questa, alla fine. Appena scritto in giapponese. No, credo sia cinese. C'ha dei poteri incredibili. Tipo poteri leggendari sto bro, ci spacca l'anima. Ma allora, scusa, probabilmente lagga perché è in un server magari cinese. Credo sia o cinese o giapponese. Oh, qui mi piglia. Cos'è questa abilità potentissima? C'ha i poteri incredibili lui. Però è tipo mezzo fermo. Ma te l'ho detto perché sta tirando un sole. Aia! Ha le abilità stratosferiche. Sono morto? Muoio. Non so farci nulla, cara. Zenub è morto. Anch'io. Comunque sei l'unica viva. Davvero? Sì. Ma no. Sì. Ma che tristezza. Lo so. Aspetta, devo salire in alto. Dove lui palesemente non è in grado né di muoversi né di vedere, ma ha dei poteri talmente OP che ci killa lo stesso. Non riesco a farlo. Mamma mia, raga. Ma sei tirato addosso. Questo non è capace né di intendere né di comprendere. No, è che lagga. Se è davvero cinese. Ecco, non ce la facevo più. Se è davvero cinese, sarà nei server della Cina. Avrei fatto almeno il doppio del mio danno qua. Non sono riuscita a colpirlo così tanto bene. 902. Tre volte il mio danno. Ho vinto. A me però ha pagato 5.000 monete, anche te. Comprati l'arma dopo, eh? Assolutamente sì. Mappa città. Vediamo se ricapita uno di noi due. Zen Noob, quello che speravo, vai. Qui come va? Gara, chi fa più danno? Vediamo chi vince. Ok, ha poteri normali, vai, è fattibile. Meno male. Ti ho detto che Zen Noob era... Dovevamo infatti sospettare guardando i poteri del precedente, perché... Allora. Chissà la nuova arma quanto danno fa? 11. Sempre? Sì. Però è più veloce. Ah. E scende meno anche il range. Anzi, togli 10 di dura. 5 minutes later. Siamo in due. Ce la facciamo, tryhardiamo. Mi ha preso. Ok, sta saltando. Io lo giuco girando. Sono obbligato a farlo. Lo so. Non riesco a prenderlo. Però devo pensare a sopravvivere. Certo. Infatti non è colpa tua. Allora, non mi ha mai più aiutato, quindi per ora mi ha dato solo un hit lui, eh. Lo sta facendo innervosire. Beh, tu sei bravo in sta roba, io molto meno, quindi è meglio che te lo tieni. Dai che bassissimo. Ci siamo quasi. Ogni tanto mi sei massi. 3, 2, 1. Fatto. Yes.
Vediamo, ho provato a impegnarmi, però ogni tanto dovevo pensare a scappare. No, no, ti ho battuto al 100%, cara. Non è possibile, è tutta la fortuna. Perché ha capito che tu eri più forte e poi sei accanito contro me. Ma vedi, quindi non è fortuna. Certo. Comodo così. Gli però io ti ho killato. Voglia. Ti ho killato da gigante, quindi comunque... Ero da solo. Quel punto mi vale. Ci fermiamo, speriamo che il video vi sia piaciuto. La mappa è veramente carina. Se non vi quittano perché li massacrate, è molto molto divertente. Noi ci fermiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.